Per capire che cos'è il biometano dobbiamo innanzitutto fare una riflessione sul biogas. Il biogas è una miscela di diversi gas, scusatemi il gioco di parole, e principalmente di metano nella misura di circa il 50% e di anidride carbonica, con la presenza di altre componenti che però sono presenti in piccolissime quantità. Il biogas viene prodotto attraverso la fermentazione di biomasse come per esempio i sottoprodotti agricoli, come per esempio i reflui zootecnici e come per esempio delle colture dedicate che potrebbero essere il mais, la triticale o altre colture che vengono appositamente coltivate da parte delle imprese agricole. Il biogas attualmente viene utilizzato in un cogeneratore per la produzione di energia elettrica e di calore. Il futuro prevede un utilizzo del biogas completamente diverso. Sarà infatti possibile utilizzare il biogas in un'attrezzatura dedicata che prende il nome di unità di upgrading o più facilmente di purificazione, che serve a concentrare il metano eliminando tutti gli altri gas che in questo caso non ci servono assolutamente a nulla. L'obiettivo sarà quindi quello di ottenere non più una miscela come nel biogas di metano al 50% e di altre componenti, ma di avere una concentrazione di metano di almeno il 97-98%. Questo è possibile attraverso diverse tecnologie che portano all'eliminazione dell'anidride carbonica. Possono essere utilizzati dei sistemi a membrana che funzionando come un crivello, un setaccio, bloccano l'anidride carbonica favorendo la successiva concentrazione di metano. Esistono altre tecnologie che prevedono un lavaggio della miscela gassosa con una successiva eliminazione dell'anidride carbonica. Sono i cosiddetti sistemi di lavaggio ad acqua o di scrubbing con diverse sostanze. Esistono infine delle possibilità di utilizzare dei metodi criogenici, ovvero usando la bassa temperatura, fatto che consente sempre di favorire questa separazione tra un gas a noi molto utile, che è il metano, e un gas che invece non ci serve in questo momento assolutamente nulla, che è l'anidride carbonica. Una volta ottenuta questa separazione, il metano potrà essere utilizzato almeno in tre modi diversi: o iniettato nella rete del gas naturale da cui attingiamo il normale metano che utilizziamo nelle nostre cucine o che utilizziamo per il riscaldamento, ancora lo potremmo utilizzare nelle stazioni di servizio, così come facciamo attualmente con il gas metano che è un carburante per le auto, o infine lo potremmo utilizzare in sistemi di cogenerazione ad alto rendimento per produrre sia energia elettrica sia energia termica. Attualmente in Europa operano circa 280 impianti che producono biometano e la quantità di biometano prodotta annualmente è di circa 1 miliardo di metri cubi. Altre due informazioni a conclusione di questa breve spiegazione sono legate al sempre possibile utilizzo del biometano nel settore autotrasporti. Il biometano è un carburante fortemente innovativo e dal bassissimo impatto ambientale. Basti pensare che recenti studi sia del Ministero dello Sviluppo Economico ma soprattutto dell'Agenzia Energetica che si occupa di energia in Germania hanno dimostrato che utilizzando il biometano per l'autotrazione viene emesso in atmosfera una quantità ridicola di anidride carbonica, di gas climalterante, paragonabile alle emissioni di un'auto alimentata a energia elettrica, la cui energia elettrica è prodotta da fonte rinnovabile, più in particolare dall'energia eolica. Quindi il biometano potrà essere l'energia del futuro, in particolare il biocarburante del futuro, utilizzabile per ridurre gli impatti che il settore dei trasporti ha nei confronti del nostro ambiente. L'ultima informazione è legata al fatto che il biometano è una tecnologia ampiamente testata, più che consolidata, in quanto il primo impianto a biometano è stato realizzato nel 1981 negli Stati Uniti e questa tecnologia è approdata in Europa nel 1987 con un impianto ancora oggi in funzione in Olanda. Quindi assolutamente sicuro, assolutamente testato, con bassissimi impatti ambientali e, come dicevo, sarà l'energia del futuro.